Bene. Un caro benvenuto, signore e signori, eh, diamo inizio a questo secondo appuntamento del ciclo Le Forze che muovono la storia, i cercatori. Veniamo dal precedente incontro con eh, Nietzsche, eh, uno dei cercatori controversi che segnano comunque anche il nostro tempo e la nostra mentalità. Se si è concluso con una sorta di rinuncia a quella corrispondenza cercata e desiderata nella sua esistenza eh, come giudizio sul suo tempo e sul suo mondo, eh, l'incontro di oggi con Fior Dostoevsky da una parte eh, ci porta un attimo indietro perché come alcuni eh, critici interpretano, dicono già Dostoevsky aveva penetrato quel mondo eh, buio, solitario e, e profondo eh, che Nietzsche ha poi eh, guardato ma ha fatto come un passo più in là. Il tema di questa sera è la battaglia nel cuore dell'uomo, proprio in questo io così eh, fragile, ma così capace anche di male e così potentemente attratto dalla domanda su tutte le cose, sul significato della vita, su questi grandi misteri che circondano l'umano esistere, eh, è un grande inno e una grande profezia appunto sul... La negazione e l'affermazione dell'umano. Ma lo ascolteremo nella lettura teatrale magistrale di Massimo Popolizio e nella introduzione e dialogo che il professor Uberto Motta, al quale adesso immediatamente cedo la parola, docente di letteratura italiana nell'Università di Friburgo in Svizzera, la cattedra di Gianfranco Contini, ci aiuterà a introdurre. Dunque. A lui cedo la parola, a Uberto Motta, lo ringraziamo che ha collaborato anche alla stesura e alla scelta dei testi. Grazie. Buonasera a tutti e ben trovati. L'incontro di questa sera vorrebbe essere innanzitutto e nient'altro che una testimonianza di gratitudine, una testimonianza di ammirazione sconfinata nei confronti di un uomo che con i suoi romanzi e i suoi racconti ci consegna ogni giorno tutti gli strumenti e tutti gli stimoli per essere all'altezza del nostro destino, per non essere tiepidi, meschini, paurosi di fronte all'incalzare della realtà e della vita vera. Come quelle scientifiche, anche le rivoluzioni letterarie modellano in profondità l'immagine che l'umanità si forma di sé medesima e del mondo. E allora è solo per una forma di timidezza o di pavidità che accanto a quella copernicana o a quella newtoniana noi non collochiamo la rivoluzione dostoievskiana, ma la sostanza non cambia. Quest'uomo, con i suoi libri, con le sue migliaia di pagine, ha mutato per sempre il corso dei nostri pensieri sulla nostra stessa natura. Vi eh, inviterei allora a provare a eh, catalogare, a rubricare i brani che tra poco ascolteremo intorno a tre semplici parole. Il cuore, la libertà, il mistero. Questioni o concetti, se ci pensiamo bene, tutt'altro che astratti, poiché si tratta di questioni o concetti con cui ciascuno quotidianamente è chiamato a confrontarsi, in bilico tra l'invadenza del male e la tensione irriducibile alla felicità. Eppure sono questi, la libertà, il mistero, concetti che perfettamente definiscono quel che larga parte dell'educazione oggi alla moda Vorrebbe rimuovere o censurare il dramma della nostra vocazione, della nostra destinazione, della nostra Costituzione. Ritagliare da tutto quello che Dostoevsky ha scritto, una antologia fruibile in una quarantina di minuti, è operazione che facilmente potrebbe parere stupida o temeraria. Poiché un pochino ho collaborato anch'io. A questa operazione, e poiché sono qui, vi dirò che sono pronto a prendermi dello sciocco o dell'incosciente. Ma mi sembra che i brani che abbiamo selezionato posseggano una tensione e una coerenza formidabili. Da un lato, con ironia e amarezza, Dostoevsky registra nei testi che sentiremo l'inconsistenza, la banalità, la superficialità volgare. E arrogante di quanti pensano di poter ridurre l'uomo e la vita alle misure quantitative di essa. Ma la carne, le viscere, ci insegna questo nostro fratello maggiore, non sono soltanto massa, non sono soltanto chili, centimetri, sono anche un fremito, un palpito, una scossa qualche cosa che non è riducibile alla logica deterministica del positivismo, alla dialettica algebrica, all'astratto moralismo. Permettetemi di puntualizzare un paio di date. La parabola di Dostoevsky corre all'incirca tra il 1846 di povera gente e il 1880 dei fratelli Karamazov, con un picco intorno alla metà degli anni 60. Che sono poi gli anni dell'idiota e eh, di delitto e castigo. Nel 1842 è l'ultimo volume del corso di filosofia di Auguste Comte, dove si sostiene la natura esclusivamente biologica e sociale, cioè pratica, della natura umana, e si espunge come astratta chimera ogni ipotesi di altro genere. Che le due esperienze siano fortemente connesse, contrastivamente connesse, è indubitabile. Questa è la prima verità o esortazione di Dostoevsky. Amare la vita tutta intera, sono le parole di Alyosha Karamazov, più della logica risoluzione di essa vita a un pensiero, a un teorema, a un sistema di postulati. Amare la vita più di ogni sua metamorfosi o trasformazione che ne rimuova i drammi, le inconcludenze, gli errori. Meglio sbagliare da vivi che ridursi a manichini perfetti. E allora questa è la domanda con cui ascoltare i testi che tra poco affronteremo. Cosa c'è dentro questa vita intera che la renda davvero preferibile al niente, al mondo dorato? delle utopie del progresso. Dostoevsky non si fa e non ci fa alcuno sconto. Con una lucidità impressionante definisce il cuore dell'uomo e dunque la vita stessa un campo di battaglia, un luogo di tensione inesorabile, è il titolo del nostro incontro. Definisce, cioè ogni istante dell'esistenza, il momento di una opzione decisiva si tratta della nostra libertà questo è il privilegio che rende la vita bella anche se difficile o forse bella proprio perché difficile una vita che ammette Dostoevsky si compie autenticamente cioè risponde autenticamente al proprio bisogno quando di fronte alla gioia di fronte alla bellezza di fronte All'amore si commuove, capitola e si inginocchia. Gioia, bellezza e amore sono tre dati costitutivi essenziali nella visione di Dostoevsky. Questo è ciò che rende la vita meglio del niente, non le idee nobili o le cose utili e perfette, ma quello per cui al cuore viene spontaneo mettersi in ginocchio, il sorriso affascinante, puro, non sciocco, non maligno, non perverso, di un uomo che abbia saputo conservarsi nell'animo bambino. La bellezza infinita che ci circonda, del sole che nasce come dell'erba che cresce. L'amore, vigile, umile, attivo. L'amore che si trasforma in pietà per ogni indifeso. Ho lasciato per ultima la questione più difficile che sentiremo evocare nei testi, la questione di Dio. Sentiremo anche questa sera il famoso brano dai demoni sull'ateismo assoluto, più rispettabile, dice Dostoevsky, dell'indifferenza mondana, perché, sono le sue parole, l'ateo assoluto sta sul penultimo gradino della più perfetta fede, mentre l'indifferente non ha più niente, tranne la paura. Questo è il male della nostra, come di ogni epoca, l'indifferenza, l'accidia di chi rimane sempre tiepido, di chi non si lascia mai andare, di chi vive con i remi in barca, di chi sta ai piedi della scala, senza accettare la sfida che la nostra stessa natura, zeppa di desideri, e di domande ci pone. Ma le pagine di Dostoevsky, spero che sia la nostra esperienza questa sera, sono lì apposta, sembrano servire proprio per questo, perché noi si viva sempre accesi, accesi di passione e interesse per la realtà che ci viene incontro. Il mio augurio dunque è che la voce di Massimo Popolizio possa risuonare per me e per noi ancora una volta anche questa sera come una sveglia, come un rinnovato invito a quella vigilia che solo per Dostoevsky è vita vera, la vita come vigilia. Buon ascolto. <ride> Ma la volontà in sostanza non esiste neppure, già ora la scienza è riuscita a, a notomizzare l'uomo così bene che già ora ci è noto come la volontà e il cosiddetto libero arbitrio altro in realtà non siano che io voglio proclamare che la volontà, poi sa il diavolo che cosa da che cosa dipende la volontà. Allora mi sono ricordato della scienza, appunto, e così io mi sono inceppato. Di fatto, se davvero ci trovasse, poniamo, quando è che sia, la formula di tutti i nostri valori e capricci, cioè da cosa dipendiamo, secondo quali precise leggi procedano e come precisamente si affermino dove tendano nel tale qual'altro caso e via dicendo sia, dico, una vera e propria formula matematica e allora l'uomo cesserebbe magari subito di volere, no? Anzi cesserebbe senza meno, perché che sugo ci sarebbe a volere, secondo una tabella? Anzi addirittura diventerebbe un tasto d'organo o qualcosa del genere. Che cos'è infatti un uomo senza desideri? senza voglia, senza volontà, se non un tasto d'organo. Immagina nei nervi, lì, nella testa, perché i nervi sono nel cervello, e che vadano al diavolo i nervi, perché lì ci sono una specie di codine, le codine dei nervi appunto. E a volte quelle si agitano. E quando guardo qualcosa io con gli occhi, ecco che quelle codine cominciano ad agitarsi e appare l'immagine. Ma non subito, passa un attimo, un secondo, e, e poi compare una specie di momento. Cioè non un momento, perché vada al diavolo anche il momento, ma un'immagine, cioè un oggetto. Oppure un avvenimento e che vada il diavolo anche l'avvenimento ecco perché io vedo e poi penso per via delle codine e non già perché io ho un'anima e sono fatto a immagine e somiglianza no, quelle sono tutte fandonie questo, fratello mio me l'ha spiegato Michael ieri e mi ha semplicemente messo il fuoco addosso è magnifica, lioscia, questa scienza Sta nascendo un uomo nuovo, io questo lo capisco, tuttavia mi dispiace per Dio. Ma comunque è una buona cosa, disse Alyosha, che mi dispiace di perdere Dio. È <ride> la chimica, fratello, la chimica. Non c'è niente da fare, reverendo, fatevi un pochino più da parte perché sta arrivando la chimica. E Rakitin non ama affatto Dio, non lo ama, non lo ama per niente, questo è il punto dolente di tutti quelli come lui, ma lo nascondono, mentono, fingono. Hai intenzione di professare questo quando ti occuperai di critica? Chiese Alyosha, se lo facessi apertamente non me lo consentirebbero. Ma che ne sarà degli uomini allora senza Dio? senza vita futura. Dunque, sarebbe tutto permesso, continuò Aljosha, si potrebbe fare tutto. Vi farò vedere certi libretti dove accade tutto, perché è l'ambiente che divora, punto e basta, e questa è la loro frase preferita. Da ciò ne consegue direttamente che se la società verrà organizzata normalmente di un colpo anche tutti i delitti, i delitti scompariranno in quanto non ci sarà nulla contro cui protestare e tutti non sul colpo diventeranno dei giusti. La natura non viene presa in considerazione, la natura viene bandita, la natura non c'entra. Per loro è l'umanità che sviluppandosi lungo un percorso storico vivo, alla fine si trasformerà in una società normale, un sistema sociale, uscendo da una qualsiasi mente matematica, potrebbe subito organizzare tutta l'umanità e in un attimo renderla giusta, senza peccato, al di fuori di un qualsiasi processo storico vivo. Ed è per questo che loro istintivamente detestano così tanto la storia. Nella storia non ci sono solo assurdità e stupidaggini. E allora tutto si spiega unicamente in base alla stupidità. Ed è sempre per questo motivo che non amano il processo vivo della vita. Non occorre, no, un'anima viva. L'anima viva della vita ha delle esigenze. L'anima viva non obbedisce alla meccanica. L'anima viva è sospettosa, l'anima viva è retrogata, mentre qui non ci sarà. Di certo puzzo di carogna perché l'anima la si può fare di caucciù. Non sarà viva, sarà senza volontà, sarà schiava, non si ribellerà, certo. La natura vuole vita. Lei non ha ancora compiuto il suo processo vitale: no, ancora è presso per il cimitero. Con la sola logica. È impossibile saltare al di là della natura. La logica provvede, prevede tre casi, mentre invece ce ne sono un milione. Tagliar via l'intero milione e ridurre il tutto alla sola questione del comfort. Questa è la risoluzione più semplice del problema. Ed è vergognosamente chiara. E non c'è nemmeno bisogno di star lì a pensare. L'importante è che non bisogna pensare. Tutto il mistero della vita trova posto in due fogli stampati. La bellezza è una cosa tremenda e spaventosa, tremenda perché è indefinibile e non si può definire perché Dio non ha posto che enigmi. Qui le sponde si congiungono, in cui tutte le contraddizioni convivono. Io, fratello mio, ho ben poca istruzione, ma ho pensato molto a queste cose. Troppi sono i misteri. Troppi enigmi opprimono l'uomo sulla terra. È eh, la bellezza. Io non sopporto. Che un uomo, magari di cuore elevatissimo e di alto intelletto, cominci con l'ideale della Madonna e finisca con quello di Sodoma. Ma più terribile ancora è il caso di chi, avendo già nell'animo l'ideale di Sodoma, non ripudia l'ideale della Madonna e il suo cuore ne arde, ama ah, ne arde per davvero. Eh, è vasto, è troppo vasto l'uomo, io lo restringerei. Ci si raccapezza il diavolo, ci si raccapezza. Quello che alla mente pare come una vergogna, invece, è bellezza per il cuore. E allora è forse Sodoma la bellezza? Beh, no, è orribile che la bellezza sia una cosa non solo tremenda, ma anche misteriosa. Qui il diavolo lotta con Dio e il campo della battaglia sono i cuori degli uomini. «Come mai la mia cagna preferita zoppica?» Gli risposero che appunto quel tal ragazzo aveva tirato un sasso e l'aveva ferita ad una gamba. «Ah, sei stato tu, eh?» E il generale lo squadrò da capo a piedi. «Prendetelo!» Lo presero, lo strapparono alla madre e passò tutta la notte in guardina. La mattina, appena giorno, il generale parte per la caccia in grande parata. Monta a cavallo e intorno a lui ecco la muta dei cani, ecco i suoi bracchieri, i suoi parassiti, i cacciatori, tutti a cavallo. Si raduna la servitù perché assista alla punizione e davanti a tutti c'è la madre del ragazzo colpevole. Tirano fuori il ragazzo dalla cella. È una giornata d'autunno, fredda, buia, nebbiosa, ottima per la caccia. Il generale ordina di spogliare il ragazzo. Lo denudano completamente. Il bambino trema, è instupidito dallo spavento. Non ha il coraggio di dire una parola. Fatelo correre, comanda il generale. Corri, 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 corri! gli gridano i bracchieri. E il ragazzo corre. Piglialo, urla il generale. E gli lancia dietro tutta la muta dei suoi levrieri. Gli dette la caccia sotto gli occhi della madre e i cani fecero a pezzi il ragazzo. Pare che a carico del generale fosse poi preso il provvedimento dell'interdizione. Ebbene, cosa dovevano fargli? Fucilarlo? Fucilarlo per soddisfare la morale? Dai, dimmi. Dimmelo tu, Aljosha. Sì, fucilarlo. Disse piano Alyosha, alzando gli occhi e guardando il fratello con un sorriso strano e stiracchiato: Bravo! urlò Ivan entusiasta. Ma guarda un po' la sceta, anche tu dunque hai un piccolo demone nel cuore, eh, Alyosha Karamazov? E io ho detto una sciocchezza, ma proprio così, ma, 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 ma e ma, gridò Ivan. Sappi che le sciocchezze sono più che necessarie sulla terra. Sulle sciocchezze è basato il mondo. E forse senza di esse nel mondo non sarebbe mai accaduto nulla. So quello che dico. Io ho preso solo l'esempio dei bambini perché il risultato sia più evidente. Dalle altre lacrime umane, delle quali è imbevuta tutta la terra, dalla crosta fino al centro, io non dirò nemmeno una parola. Io ho limitato apposta il mio tema. Io sono una cimice. E confesso con tutta umiltà che non riesco a capire perché il mondo sia congegnato in questo modo. Gli uomini stessi dunque sono dei colpevoli, no? Avevano avuto il paradiso, hanno voluto la libertà e hanno rapito il fuoco dal cielo sapendo bene che sarebbero diventati degli infelici. Quindi non c'è ragione di compiangerli. Ah. Secondo la mia povera intelligenza terrena Euclidea so soltanto che la sofferenza esiste e che i colpevoli non esistono, che ogni cosa deriva semplicemente e direttamente da un'altra parte, che tutto scorre e tutto si equilibra, ma queste non sono che sciocchezze Euclidee. Io so bene che non posso accontentarmi di vivere in base a simili sciocchezze. La cosa mi importa che non esistono i colpevoli, che ogni cosa derivi semplicemente e direttamente da un'altra e che io lo sappia. Io ho bisogno di un compenso, se no mi consumo. E di un compenso non nell'infinito, chissà dove, chissà quando, ma qui sulla Terra. E voglio vederlo con i miei occhi. Oh, io ho creduto e perciò voglio vedere anche io. E se allora sarò già morto, mi devono resuscitare. Perché se tutto accadesse senza di me sarebbe una cosa troppo avvilente. Non ho mica sofferto per concimare con le mie colpe e le mie sofferenze un'armonia futura in favore di chi sta chi. Io voglio vederlo con i miei occhi. Io, il daino che ruzza accanto al leone e l'ucciso che si rialza e abbraccia il suo uccisore. Voglio esserci anch'io. Quando tutti sapranno finalmente perché le cose siano andate così. Su questo desiderio si fondano tutte le religioni della Terra. E io credo. Eh. Ma i bambini. Credete in Dio? <ride> Butò lì ad un tratto Nicolae Stavrogin. Credo, rispose il monaco. Perché è detto che se credi e comandi alla montagna di smuoversi, la montagna si smuoverà. E scusatemi per la sciocchezza, vi voglio domandare per curiosità, la smuoverete voi la montagna o no? Se Dio comanderà, la smuoverò. Proferì piano e contenuto il monaco Tishon, cominciando di nuovo a tenere il bassi gli occhi. «Dico voi, proprio voi, in premio della vostra fede in Dio!» continuò Stavrogin. «Sì, può darsi che la smuova, può darsi, a eh, non c'è male, però ne dubitate ancora». Ne dubito per l'imperfezione della mia fede. Ah, come voi, voi, anche voi credete imperfettamente. Sì, forse non credo neanche io con la dovuta perfezione, rispose il monaco Tishon. <ride> non l'avrei mai supposto a vedervi. E Nicolai lo abbracciò con lo sguardo, con una meraviglia già del tutto spontanea, che però non armonizzava affatto col tono ironico delle domande precedenti. Tuttavia, credete di smuoverla almeno con l'aiuto di Dio, e questo non è poco, almeno dico volete credere, no? E accettate l'idea della montagna alla lettera, è un buon principio. Mm, ho notato che i nostri leviti di avanguardia hanno una forte inclinazione verso il protestantesimo, ma voi di certo siete anche cristiano. Nicolai Stravogrin parlava in fretta, le parole scorrevano, ora serie, ora ironiche. Io non mi vergogno della tua croce, oh signore, proferì Tishon quasi con un soffio, con un sussurro appassionato e chinando ancora di più la testa. E si può credere nel diavolo senza credere in Dio? Rise Stavrogin. Oh, altro che succede di continuo. Tishon alzò gli occhi e sorrise. E io sono convinto che una fede simile la troviate sempre più rispettabile dell'ateismo assoluto, scoppiò a ridere Stavrogin. No, al contrario, l'ateismo assoluto è più rispettabile dell'indifferenza mondana, rispose Tishon Gaio, Bonario, anche solo in apparenza. L'ateo assoluto sta sul penultimo gradino della più perfetta fede. E non si sa se la varchi o no, mentre l'indifferente non ha più nessuna fede, tranne la cattiva paura ed anche quella di Rado, se è un uomo sensibile. Ah. Avete letto l'Apocalisse? Sì. Vi ricordate dell'angelo della chiesa di Laodicea che dice... Sì, mi ricordo. Avete qui il libro? Stavrogrin si affrettò stranamente e si inquietò cercando con gli occhi il libro lì sulla tavola. Ecco, io desidero leggervi questo passo. Oh, lo conosco, me lo ricordo, disse Dickson. Ah, lo sapete a memoria? Se lo sapete a memoria, ditelo. E abbassò rapidamente gli occhi, puntò tutte e due le mani sulle ginocchia e si preparò con impazienza ad ascoltare. Dickson recitò richiamandosi alla mente il passo parola per parola. E all'angelo della chiesa di dell Laodicea scrivi, questo verbo lo annuncia, testimone fedele e verace, principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, non sei né freddo né caldo. Ah, se tu fossi freddo. O caldo, ma finché tu sei tiepido e non caldo né freddo, io ti rigetto dalla mia bocca. Tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che sei misero e povero e mendico e cieco e ignudo. Uno dei detenuti, insieme ad una sentinella, se ne tornò alla fortezza per prendere certi attrezzi. Un altro si diede a preparare la legna e a metterla nella fornace. Raskolnikov uscì dal deposito e raggiunse la riva. Sedette sulle tradi ammucchiate accanto al deposito e si mise a guardare il fiume, basso e deserto. Dalla sponda piuttosto alta gli si apriva dinanzi un'ampia veduta. Dall'altra riva, piuttosto lontana, sudiva appena un canto. Laggiù, nell'immensa steppa bagnata dal sole, aleggiavano appena visibili le tende dei nomadi. Laggiù era la libertà. Raskolnikov sedeva e guardava senza muoversi, senza staccare lo sguardo, il suo pensiero Passava dalle fantasticherie alla pura contemplazione, non pensava a nulla, ma a una sorta di angoscia lo agitava e lo tormentava. All'improvviso, accanto a lui apparve Sonia. Gli si scostò con un passo appena udibile, e gli si sedette accanto. Oh, era ancora molto presto. La frescura mattutina non era ancora smorzata. Sonia indossava la sua vecchia e povera mantellina e lo scialle verde. Il volto di lui portava i segni della malattia: era smagrito, pallido ed emaciato. Lei gli sorrideva con affetto e con gioia e, secondo la sua abitudine, gli pose timidamente la mano. Gli protendeva sempre timidamente la mano, a volte persino non gliela porgeva come se temesse che egli potesse respingerla. Lui le prendeva sempre la mano con una sorta di repulsione. In genere la accoglieva sempre con stizza, alle volte taceva ostinatamente per tutta la durata del loro incontro. Capitava che Sonia. Tremasse dinanzi a lui e se ne andasse profondamente avvilita. Ma adesso le loro mani non si distrussero. Egli le lanciò un'occhiata rapida e di sfuggita e non disse nulla e abbassò gli occhi a terra. Erano soli, nessuno li vedeva. In quel momento la guardia di scorta si era voltata. Come accadde, lui stesso non lo sapeva, ma all'improvviso fu come se qualcosa l'avesse afferrato e buttato ai piedi di lei. Piangeva, la abbracciava le ginocchia. In un primo istante Sonia si spaventò terribilmente e il suo volto divenne mortalmente pallido. Beh, anche lei balzò in piedi e tremando lo guardò, ma subito, in quello stesso istante... Comprese ogni cosa, nei suoi occhi risplendette una sconfinata felicità. Aveva capito, e per lei ormai non c'era più dubbio alcuno: che lui l'amava, l'amava, sconfinatamente, e che finalmente era giunto il momento per. Volevano parlare, ma non ci riuscivano. Avevano le lacrime agli occhi. Entrambi erano pallidi, magri, ma in quei volti pallidi e malati già splendeva l'alba di una rinnovata futura e completa resurrezione in una nuova vita. Li faceva risorgere. L'amore, il cuore di ognuno di loro racchiudeva infine moltissime e infinite fonti di vita per il cuore dell'altro. Lui era risorto, lo sapeva, sentiva pienamente, con tutto il suo essere rinnovato e lei, lei viveva soltanto della vita di lui. Beh. La sera di quello stesso giorno, quando avevano già chiuso i dormitori, Raskolnikov stava disteso sulla sua branda e pensava a lei. Quel giorno gli era sembrato... Persino che tutti i forzati, che fino a quel momento gli erano stati ostili, lo guardassero ormai in modo diverso. Era stato persino lui ad attaccare il discorso con loro e quelli gli avevano risposto affabilmente. Adesso se ne ricordò. Ma era dunque così che doveva essere? Non doveva forse cambiare tutto quanto proprio adesso? Pensava a lei. Ricordò come l'aveva costantemente tormentata e fatta soffrire. Ricordò il suo visetto pallido, smagrito, ma adesso questo ricordo quasi non gli diede dolore. Sapeva con quale amore sconfinato avrebbe ripagato tutte le sofferenze di lei. Tutto, persino il suo delitto, persino la condanna e la deportazione, adesso gli sembravano in quel primo impulso. Una sorta di evento esteriore, quasi non fosse nemmeno capitato a lui. D'altronde, quella sera, non poté pensare a lungo a una costanza di qualcosa, non riuscì a concentrare il pensiero su un punto preciso, non sarebbe stato nemmeno in grado di risolvere qualcosa consapevolmente, poteva solo sentire. Al posto della dialettica, si faceva avanti la vita e nella coscienza si stava elaborando qualcosa di completamente diverso io ti sognavo quasi ogni notte ogni notte tu venivi da me e io Piangevo su di te e una volta sei venuta da me quando eri piccola, ti ricordi? Quando avevi dieci anni e avevi appena incominciato a suonare il pianoforte, sei venuta con il vestitino corto, con delle scapperte graziose, e con le manine tutte rosse. Eh quando eri piccola quel tempo, rammenti, avevi le manine rosse, di te, lo rammenti. Sei venuta da me. Ti sei seduta sulle mie ginocchia. E mi hai abbracciato e tu, tu bambina cattiva che sei, tu avevi potuto credere che io ti avessi maledetta, che ti avessi maledetta e che se fossi tornato io avrei potuto respingerti. Ma io, ascoltami, Natascia, io venivo spesso da te. La mamma non lo sapeva, nessuno lo sapeva. Qualche volta stavo sotto la tua finestra aspettando, talvolta rimanevo ad aspettare per mezza giornata in qualche portone vicino al tuo. Aspettavo nella speranza di vederti uscire per poterti vedere almeno da lontano. A volte avevi la candela accesa sulla finestra e allora quante volte, Natasha, venivo sino a casa tua di sera per vedere almeno la tua candela, l'ombra dietro i, i vetri delle finestre, a benedirti per la notte. Perché si dovrebbe avere pietà, mi dici. Sì, non c'è motivo di avere pietà di me. Bisognerebbe crocifiggermi. Mettermi in croce invece di avere pietà. Dai, e allora, crocifiggimi, giudice, dai, crocifiggimi pure. E dopo avermi crocifisso, abbi pietà di me. Io stesso verrò da te per essere crocifisso, poiché non è l'allegria che io bramo, ma il dolore e le lacrime. Pensi forse, oste, che, quest che questo tuo mezzo fiasco mi abbia dato la dolcezza? Il dolore, il dolore. Io cercavo in fondo adesso il dolore e le lacrime, e l'ho assaporato, l'ho fatto mio. E avrà pietà di noi colui, che di tutti ha avuto pietà e che tutti ha compreso. Egli è l'unico ed egli è anche il mio giudice. Verrà quel giorno e lui mi domanderà «Dov'è quella figlia che si è immolata per una matrigna tisica e malvagia e per dei bimbi piccoli che non le erano fratelli? Dov'è quella figlia che ebbe pietà del padre e suo terreno, un ubriacone impenitente senza provare orrore per la sua bestialità?» E dirà «Vieni, io ti ho già perdonato una volta». Ti ho perdonato una volta, siano perdonati anche adesso i tuoi molti peccati per il fatto che tu molto hai amato. E perdonerà la mia Sonia, la perdonerà, io so bene che la perdonerà. Poco fa, quando sono stato da lei, l'ho sentito nel mio cuore. E allora tutti giudicherà e tutti perdonerà, i buoni e i cattivi, i saggi e i mansueti. E quando avrà finito con tutti gli altri, allora apostroferà anche noi. Uscite, dirà, anche voi uscite ubriaconi, uscite deboli, uscite uomini senza onore. E noi usciremo tutti senza vergogna e ci metteremo ritti dinanzi a lui e dirà, porci siete con l'effigie della bestia e della sua impronta, ma venite anche voi. E l'apostroferanno i saggi, lo apostroferanno coloro che hanno giudizio, signore perché mai accogliete anche costoro? Ed egli dirà, li accolgo saggi, li accolgo come voi che avete giudizio perché non uno di loro si è ritenuto degno di ciò. E tenderà verso di noi le braccia sue. E noi cadremo in ginocchio e scoppieremo in pianto. E tutto capiremo. In quel momento tutto capiremo. E tutti capiranno. Signore, venga, venga, venga. Il regno tuo. Martello, in questi due mesi, nel mio intimo, mi sono sentito un uomo nuovo, in me risorto, un uomo nuovo. Era rinchiuso dentro di me, ma non si sarebbe mai manifestato se non fosse stato per questo colpo terribile. E non importa se dovrò trascorrere nelle miniere vent'anni a spaccare i minerali con il martello. Questo non mi fa affatto paura. Ho paura di ben altro. Ho paura che si allontani da me quell'uomo risorto. Anche lì, nelle miniere, sottoterra, ci si può trovare al proprio fianco il cuore umano di un ergastolano, di un assassino, e si può fare amicizia con lui, giacché anche lì si può vivere, amare e soffrire. Si può far rinascere e resuscitare in quell'argastolano un cuore raggelato. Si può curarlo per anni e portare dal buio alla luce un'anima sublime, una coscienza sofferente. Si può dare la vita ad un angelo, resuscitare un eroe. E ce ne sono molti, a centinaia e noi siamo tutti colpevoli per loro. Altrimenti perché avrei sognato quella creatura io, proprio in quel momento? Perché è povera quella creatura? Ah, è stata una profezia per me in quel momento. Ed è per quella creatura che io sono pronto ad andare. Perché siamo tutti colpevoli per tutti gli altri. Per tutte le creature. Perché ci sono i bambini più piccoli e quelli adulti. Sono tutte. Creature, io ci andrò per tutti, poiché qualcuno ci dovrà pure andare e io lo accetto. Ho pensato a tutto questo mentre mi trovavo fra queste mura scalcinate. Quelli sono molti, sono centinaia là, sottoterra, con i martelli in mano. Oh sì, staremo in catene, non ci sarà libertà, ma allora nel nostro grande dolore noi risusciteremo in quella gioia senza la quale l'uomo non può vivere, né Dio esistere, giacché Dio dà gioia. Questo è il Suo grande privilegio. Ah, Signore. Che l'uomo si sciolga nella preghiera, come potrei vivere sottoterra senza Dio. E se, e se cacciassero Dio dalla terra, noi gli daremmo rifugio sottoterra. È impensabile che l'ergastolano viva senza Dio. Persino più impensabile che per un uomo libero. E allora noi, uomini del sottosuolo, dalle viscere della terra, innalzeremo un tragico inno a Dio, presso il quale è la gioia, è viva Dio, E la gioia, io lo amo. Amicia mancava quasi il fiato mentre pronunciava questo discorso sconclusionato. Era impallidito, le labbra gli tremavano e dagli occhi gli rotolavano lacrime sul viso. La vita è ricca, c'è vita persino sottoterra! Ricominciò. Tu non ci crederai, Alyosha? Quanta voglia io abbia di vivere! Quale brama di esistere e conoscere sia sorta in me proprio tra queste mura scalcinate! Che cos'è la sofferenza? No, non la temo, anche se fosse sconfinata. Adesso io non ho paura. Prima, sì. Sai, forse al processo io non risponderò nemmeno. E mi sembra di avere tanta di quella forza in quel momento da poter sconfiggere tutto, tutte le sofferenze, pur di poter dichiarare e dire a me stesso ogni istante, io sono. Fra mille tormenti io sono. Al rogo io sono. Me ne sto attaccato alla colonna, ma esisto. Vedo il sole. E se non vedo il sole, so che c'è. E sapere che c'è il sole è già tutta la mia vita. Alleoscia, mio cherubino, tutte queste filosofie mi ammazzano, ma vadano al diavolo. Quando ero giovane, molto tempo fa, quasi 40 anni fa, io... E Padre Anfim, giravamo tutta la Russia per raccogliere le offerte per il nostro monastero. Una volta passammo la notte sulla riva di un grande fume navigabile insieme con i pescatori, e vicino a noi venne a sedersi un giovane molto bello, un contadino, che dimostrava 18 anni e aveva fretta di prendere il suo posto di lavoro del giorno dopo e tirare l'alzaia di un barcone mercantile. Io. Vedevo che guardava davanti a sé con occhi limpidi e commossi. Era una notte di luglio, calda, serena, tranquilla. Da quel grande fiume si, si alzava un leggero vapore che ci rinfrescava. Qualche pesciolino guizzava rapido, gli uccelli avevano smesso di cantare, c'era un gran silenzio. Tutto era stupendo e tutte le cose adoravano Dio. Solo noi due non dormivamo, io e quel giovane, e ci mettemmo a parlare della bellezza di questo mondo divino e del suo sublime mistero. Ogni filo d'erba, ogni scarabeo, la formica, l'ape dorata, tutti gli esseri, insomma conoscono in modo davvero meraviglioso la propria strada, pur non avendo intelligenza, sono la testimonianza del mistero divino, il quale si esplica in loro continuamente. E allora io vidi che il cuore di quel caro ragazzo si era infiammato. Mi confidò che amava la foresta, gli uccelli del bosco, comprendeva ogni loro verso e sapeva rifarli tutti. Non conosco nulla di più bello che stare nel bosco, mi disse. Ma tutto è bello. È vero, gli risposi. Tutto è bello e buono, perché tutto è verità. Guarda il cavallo, eh? questo nobile animale che vive accanto all'uomo, o il bove, triste ed austero, che gli dà il nutrimento e lavora per lui. Guarda i loro musi. Quanta mansuetudine, quanto attaccamento all'uomo che spesso li picchia senza pietà, quanta bontà e quanta fiducia e quanta bellezza nei loro musi. E poi è commovente pensare che loro non hanno nessun peccato, perché tutto al mondo è perfetto, tutto è innocente, meno l'uomo, e Cristo è con loro prima che con noi. Ma è possibile, mi chiese il giovane, che Cristo sia anche con loro? E come potrebbe essere diversamente? gli risposi. Il Verbo è per tutti, ogni creatura, ogni essere, ogni fogliolina tende verso il Verbo, inneggia a Dio e piange le sue lacrime al Cristo e lo fa senza saperlo con il mistero della sua esistenza innocente. Nella foresta, gli dissi, vaga l'orso che è feroce, terribile, ma non ne ha nessuna colpa. E gli raccontai che una volta un orso andò da un grande santo, il quale faceva penitenza nella foresta, in una piccola cella questo grande santo nel vederlo si intenerì uscì dalla sua cella senza paura e gli dette un pezzettino di pane dicendogli va e Cristo sia con te e l'orso si allontanò ubbidiente mansueto senza fargli alcun male allora il giovane si commosse nel sentire che l'orso se n'era andato senza fargli del male e che Cristo è anche con lui ah ma com'è bella questa cosa disse Tutta l'opera di Dio è bella e se ne stava lì seduto immerso in pensieri dolci e sereni vidi che aveva capito. Poi si addormentò accanto a me di un sonno tranquillo e innocente. Dio benedica la giovinezza e prima di addormentarmi pregai per lui. Signore, manda la pace e la luce a tutte le tue creature. Registriamo con dispiacere questa sera l'assenza del poeta Franco Loi che avrebbe dovuto accompagnarci nel commento a questi testi, ma eh, purtroppo Franco Loi, di cui subito sono felice di poter segnalare la bellissima raccolta antologica appena stampata da Inaudi, si è svegliato con la febbre e l'influenza e a malincuore ha dovuto rinunciare a partecipare alla nostra serata. E però, D'altro canto registro con grande soddisfazione, con grande gioia la presenza dell'aiuto questa sera di un vero specialista nella lettura e nell'interpretazione dei testi di Dostoevsky, qual è la professoressa Tatiana Kasatkina, che invito a raggiungermi qui eh, sul palco. Tatiana Kasatkina è direttrice del Dipartimento di Teoria della Letteratura presso l'Accademia delle Scienze di Mosca ed è a livello internazionale tra i massimi esperti nella esegesi dell'opera di Dostoevsky. Tra il 2003 e il 2004 ha curato una edizione dei romanzi e delle opere dello scrittore russo in nove volumi, ma non è solo se solo si può dire questo, una grandissima studiosa, una accademica di fama, è una donna di qualità straordinarie, come dimostra agevolmente la raccolta di interventi uscita qualche settimana fa, che segna il suo esordio presso il pubblico italiano, è il libro che qualcuno magari ha visto all'ingresso, Dal paradiso all'inferno, che non è una raccolta... Di testi propriamente scientifici, ma la registrazione accurata e rivista di una serie di conversazioni che Tatiana Casatkina ha tenuto negli scorsi anni con studenti universitari e liceali italiani. Ed è un libro di fragrante commozione, da cui tutto il talento, tutta la sensibilità di questa lettrice emerge, quindi è per noi. Per me in primis una grande fortuna, oltre che un grande onore, poter ora essere da lei accompagnati ad attraversare i brani che così splendidamente abbiamo sentito presentati da Massimo Popolizio. Tatiana. In virtù delle numerose amicizie che ha stretto in Italia e della sua passione per il nostro paese, Tatiana sta cominciando rapidamente a imparare l'italiano, ma non ancora per questa sera. E dunque la accompagna la professoressa Elena Mazzola, che insegna letteratura italiana all'Università Santicon di Mosca, che ha curato il libro che vi ho detto e che tradurrà le sue osservazioni. Elena è ormai diventata la voce di Tatiana per il pubblico italiano. Comincerei eh, ricordando una lettera abbastanza famosa che Dostoevsky scrive al fratello. In questo testo, come Tatiana senz'altro ricorda, Dostoevsky osserva, mi accusano di essere uno psicologo e utilizza il sostantivo come lo si adoperava intorno alla metà dell'Ottocento, nel senso di uno che scrive di cose che non esistono, di immaginazioni. E invece, dice Dostoevsky, io sono un realista, nel senso più alto della parola, perché mostro le profondità dell'animo umano. Questa della sconcertante profondità di Dostoevsky forse è l'espressione più semplice, più elementare che accompagna ogni lettore, che è condotto da questo autore a vedere sotto la scorza della persona umana e quale magma incandescente si nasconda. E allora io eh, comincerei domandando a Tatiana se ci sa indicare come e in che cosa per lei, dopo tanti anni di studio e di lettura, L'incontro con Dostoevsky risulti, riesca ancora a risultare profondamente sconvolgente. Cioè, quali sono gli spessori reconditi che questo autore le fa intimamente vibrare? Grazie. <coughs> Grazie. Eh, io, per prima di tutto, con voi. Innanzitutto, vorrei salutarvi.

e vorrei precisare una cosa perché probabilmente nella traduzione che avete letto c'è scritto che Dostoevsky dice che lo hanno accusato ma nel testo originale non usa la parola accusato dice hanno detto di me è importante perché lui non rigetta un'accusa. In realtà dire che era uno psicologo era un complimento, lui rifiuta un complimento. In quel momento storico, negli anni 70 uh -huh. del XIX secolo,

E noi siamo, tendiamo molto a eh, prendere anche, ad accettare, anche, essere contenti dei complimenti anche se di per sé non ci piacerebbe quello che hanno detto. Uh, uh, what, uh, важно, здесь, uh, от per questo è ancora più importante il fatto che Dostoevsky rifiuti una lode. Perché questa lode copriva l'essenza interiore di quello che lui stava facendo, lo psicologo rimane a, un livello, a uno strato stretto sottile. движение человеческой души, del, sottile, mm -hmm. del umana, в котором не видны ни концы, ни начала вот этого do, бытия души человеческой, Su, al quale non si vede mm -hmm. né nell l'inizio né la fine dell'essere Психолог отслеживает причинно связи в горизонтали. Uno psicologo eh, studia, Si ferma sui nessi su causali a un livello orizzontale. Dostoevsky говорит, Mentre Dostoevsky dice, a me questo strato, questo livello non interessa. A me interessano gli inizi, e i principi e i fini. A me interessa come la Diozza si riscaldi in verticale. A me interessa come l'anima si alza, si eleva in verticale, in verticale. Oppure come cade in verticale. Ma mi interessa questo tipo di movimento. Oh. Мне интересно, что такое душа за пределами этой узкой полосы действительности. Мне интересно, что за существо за пределами этой узкой полосы действительности. Он называет это не, реальта, не реальность, а видимо текущее, то есть то, что протекает перед нашими глазами. Он не называет это реальностью, а называет это тем, что проходит перед нашими глазами, то что мы видим. e ah, questo è quello che non gli interessa, mentre a lui interessa proprio la realtà. Mentre la realtà è proprio quello che si trova al di là dei confini di quello che si vede. E poi, per esempio, noi dobbiamo parlare di questo, di questo, di questo, di

riesce a trovare questo qualcosa di sostanziale nell'uomo. Per me è stato impressionante in quel seminario che abbiamo appena fatto. In un seminario con gli studenti abbiamo parlato del nome del fratello dello starez zasima Marcello. Dostoevsky dà i suoi personaggi dei nomi che parlano. Uh, y, uh, Markel, etta, uh, e Markel è un ragazzo che muore a 17 anni. И это имя значит уведающий. И синтфигато di questo nome Неудивительно, что его сейчас не воспринимают русские. Non mi ha stupito il fatto che i lettori russi non si rendessero conto del senso di questo nome, perché i russi non ricordano molto il greco, ma mi ha stupito che anche i lettori italiani, per cui il nome Marcello dovrebbe suonare proprio come marcire. Non avevano, non avevano mai fatto il nesso tra il nome e il suo significato. Su questo piccolo esempio, io voglio mostrare come Dostoevsky ritorna. смысл и значение во все детали нашей жизнимонстра significato и e senso a tutti i dettagli della nostra vita которые мы как бы рассматриваем как проходящие как ничтожные, а quelle мы guard consideriamo come se fossero niente qualcosa di фиero. Ma di fatto il nostro nome definisce la nostra essenza. E invece noi ci dimentichiamo anche del significato dei nostri nomi. Dostoevsky, Dostoevsky fa saltare questi confini, quei confini che noi incoscientemente, e a volte non del tutto incoscientemente, ma perché ci è più comodo, perché vivere in profondità è troppo un rischio. Perché trovarsi in quei punti che sono gli inizi e la fine è faticoso. È molto più semplice muoversi in orizzontale. Mentre qualsiasi salita chiede uno sforzo. Allora noi ci mettiamo davanti queste... Eh, Confini, per non far fatica. Uh, pregrado, том, Lo facciamo per non pensare a quello che ci spaventa. A ston am sto nas smущает. A quello che ci sconvolge. Stomorze nascacta ablicci. A stomorze nasc. Che ci può far dire che no, non è vero, non sei così. Per questo noi ci togliamo questa possibilità. Mentre invece se la accogliamo, se la accogliamo, e' suoi romanzi. Se noi accogliamo quella profondità che Dostoevsky non soltanto eh, disegna, dipinge nei suoi romanzi, ma che ci permette di scoprire nella nostra vita quotidiana, allora la nostra vita diventa una vera avventura. E la prima e la e probabilmente questo è proprio quello che Dio si aspetterebbe da noi mi sembra che qualsiasi vero genitore come anche se a volte vorrebbe chiudere in camera il suo bambino perché niente possa minacciarlo, perché è sempre preoccupato per lui, comunque qualsiasi genitore è orgoglioso di quel figlio che nonostante questo tipo di desiderio del genitore, Abbia scelto di fare una strada piena di avventure e l'abbia intrapresa, grazie. Mi sembra che queste ultime battute abbiano evocato il tema della libertà, che ha grande parte anche, oltre che nell'opera di Dostoevsky, nei brani che abbiamo sentito. Dostoevsky dice: è meglio che l'uomo faccia il male liberamente piuttosto che il bene essendovi costretto. Si tratta di una affermazione di fronte alla quale chiunque di noi sia stato nel ruolo del genitore, dell'educatore, dell'insegnante o anche dall'altra parte, non può uh, non avvertire un... Uh, brivido sappiamo tutti troppo bene come la libertà possa girarsi in sfida, capriccio, desiderio di provocazione, volontà di oltrepassare il limite e dall'altra parte crescono ogni giorno gli sforzi di tutti quelli che vorrebbero costringere e costringerci al bene e questa tensione tra la libertà e il divieto tra le viscere e le regole Chiederei a Tatiana se ci aiuta a capire bene qual è la posizione di Dostoevsky intorno a questo punto. Um, uh -huh. um, uh, mi sembra che la uh, è the...

perché rende noi stessi e, cosa che ci spaventa ancora di più, gli altri imprevedibili. È molto più semplice metterli in qualche cornice che per cui possiamo dire che in una buona cornice. E, voi sapete, il giovane, in particolare, Mentre l'uomo, e soprattutto se uno è giovane, quando uno è giovane, va sempre contro questa limitazione. Noi di solito lo chiamiamo ribellione e non sappiamo cosa fare, sappiamo cosa fare quando accade. Mentre a me sembra che questo sia addirittura un dovere di una persona giovane. Questo ribellarsi. Perché la caratteristica principale mm -hmm. di Dostoevsky è quella che lui non dice mai all'uomo: devi essere buono. Gli dice soltanto: sì. Вот мы слышали, да, здесь в замечательном отрывке из братьев Карамазовых. Abbiamo sentito stasera in un bellissimo dai Когда Митя говорит, я есть. Quando Митя dice, io sono". В тысячи страданий я есть. Tra mille tormenti, io sono". В, в унижениях и падениях я есть. Anche nelle mie cadute, io sono". И вот это вот я есть. E questo io sono è la risposta alle parole di Dio, alle parole rivolte alla creatura. Sì. И вот Достоевский говорит то же самое. Он говорит, будь. И dice la cosa. Dice, Си". Когда нам говорят будь хорошим. Ci dicono, Си, buono", uh, мы видим, как нас пытаются сделать такими, какими должны быть все. Noi vediamo, come renderci, come tutti. Когда нам говорят будь Mentre quando ci dicono sì, noi capiamo che sono delle, non sono le parole rivolte a tutti, ma a ognuno. E che sono rivolte a me come a una creatura unica. которое хорошо именно таким, каким оно создано, В нашем человеческом «будь хорошим» nel modo umano di dire, buono", слишком часто звучит стремление обрезать неудобные качества близкого нам человека. troppo spesso risuona il tentativo di mutilare quelle qualità della persona che abbiamo vicino che ci sono scomode mentre lo scopo il compito dell'amore è quello di, fare, di dare la possibilità all'uomo di fare fiorire tutte le sue qualità e è che a e questo è quello che Dostoevsky fa dire a quelli che normalmente si chiamano i suoi anti-eroi, gli eroi negativi gli eroi della, della memoria del sottosuolo tutta la sua ribellione può essere ricondotto al fatto che lo vogliono rinchiudere in un mondo limitato, nel quale la maggior parte delle sue qualità umane non servono, dove, come dice, l'uomo si ritrova con troppe membra che non servono a niente, inutili. E per quella persona che noi chiamiamo l'antieroe, che invece qui si comporta in modo assolutamente eroico, l'essenza del suo eroismo, è stata in un'altra eroismo è rinchiusa nel fatto che lui non è d'accordo col fatto di, con questa mutilazione. On Dice: Se io ho queste qualità, che non servono in questo mondo che voi mi avete detto che è l'unico mondo che esiste, questo mondo tagliato, limitato, questo mondo positivo. Positivo. positivo questo non significa che io ho delle qualità possiedo delle qualità inutili in più ma significa che oltre a questo mondo deve esistere qualcos'altro nel quale le mie qualità serviranno вот этим с вами не согласен с этим вот обрезанием. questo suo disaccordo rispetto alla mutilazione. Он взрывает границы этого мира запертого от Бога. Lui fa saltare i confini di questo mondo chiuso a Dio. А если даже не взрывает, E anche se non riesce a farli saltare, perché parla sempre di una, di una parete di pietra, di un muro di pietra, che non riesce a distruggere con la testa, ma dice che lui non smetterà di picchiare la testa contro questa parete, soltanto per il fatto che non ho avuto abbastanza forza per farlo crollare a colpi di testa. E questo è il modello di un uomo che è stato messo in una condizione di assoluta non libertà che ci dimostra che la libertà in lui è assolutamente indistruttibile grazie grazie, grazie, grazie mille Tatiana E le osservazioni ci hanno mostrato quanto acuta, profonda, provocatoria sia l'idea di uomo che si dipana attraverso i romanzi di Dostoevsky, ma ascoltandoti sento venire alla luce dentro di me una domanda molto semplice, forse anche un po' assurda o un po' stupida, ma se non la faccio a te non saprei proprio a chi farla altrimenti, ma che cos'è la bontà? Достоевский. Uh, вот uh, я думаю, что вот это вот uh, вот это вот uh, по-русски это проще сказать, объяснить, uh, потому что у нас есть понятие Uh, um, Penso che in, in, in russo sia più semplice da spiegare, ma forse riusciamo a trovare anche in italiano il concetto. Uh, 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 C'è un concetto di bontà che riguarda la qualità delle cose, una qualità alta delle cose. То есть вот то самое, как когда Бог говорил, глядя на творение, это хорошо. che vuol dire è quel buono che ha pronunciato Dio quando ha guardato la creazione e ha detto è cosa buona, è bene. Non stava ragionando secondo le categorie del bene o male, ma ragionava secondo una categoria di qualità assolute. È così come deve essere. È la cosa nella sua manifestazione più alta, al suo fiorire massimo. È un, le, sono le cose come sono uscite dalle mani di Dio. Io penso che sia questo. Gli amici organizzatori del Centro Culturale di Milano si erano raccomandati che noi terminassimo entro un limite ragionevole e vedendo che forse sono le 8-20 credo che ci sia proprio spazio per una piccola piccola domanda e per una ancora breve risposta perché il mio desiderio e magari anche quello di molti altri dei presenti è di ascoltare ancora e continueremo a lungo a sentire la voce di eh, Tatiana. Vorrei chiederti qualcosa sui numerosi brani in cui ritornano le parole pietà e perdono, pentimento e dolore, brani che abbiamo visto vengono dall'adolescente, da Delitto e Castigo, dai fratelli Karamazov, perché qui il discorso cristiano, religioso di Dostoevsky assume una piega specifica che però ha uno sguardo come il mio. Risulta difficile seguire nei suoi termini, nei suoi nessi, nei suoi passaggi precisi, mi piacerebbe che anche su questo riuscissi a darci un piccolo aiuto, il, la pietà e il dolore. Мне кажется, что вот в том, что мы услышали. Конечно, тут любой из отрывков можно выбрать. Si uh, там Очень, и там сказано как бы, о бесконечном смысле. Но e si no, может быть более всего здесь такой говорящий отрывок. Это отрывок из преступления и наказания где говорит мармеладов но forse quello la а потому что достоевский здесь как всегда удивителен тем что он ähm, взрывает наше сознание потому что достоевский как al solito è stupеfacente in come riesce a Scoppiare la nostra coscienza non soltanto realizzando davanti ai nostri occhi quello che è scritto nel Vangelo, ma continuando quello che è scritto nel Vangelo. Facendo continuare il Vangelo in quei momenti in cui era risuonata una domanda di Dio ma non c'era stata la risposta dell'uomo. Uh, e anche laddove l'invito di Dio non era stato del tutto sentito dall'uomo. Мармеладов не только говорит о том, что он будет прощен. Uh, и что все такие, как он, будут прощены. И что все такие, как он, будут прощены. Просто потому, что они считали себя недостойными этого прощения. Si потому что они понимали свое несоответствие вот этому качеству человека, которого создал Бог. perché capivano la loro non corrispondenza a questa qualità dell'uomo così come Dio l'aveva creato. Eh. Cioè Dostoevsky non sta parlando soltanto del figlio il prodigo che sarà accolto, dal, riaccolto dal padre. Ma in quella parola che in, in russo è molto ruda e probabilmente anche in italiano quando dice porci. E noi lì all'improvviso veniamo che il padre ha chiamato a sé non soltanto il figlio il prodigo, ma anche tutti quei porci con cui lui aveva mangiato nel porcine. porci con cui lui aveva mangiato nel porcine. Cioè niente, niente nella creazione è rimasto senza quel invito e senza l'abbraccio di Dio. E in questo senso un altro dei frammenti che abbiamo ascoltato da umiliati e offesi. Ci dice ancora quello che non era risuonato fino alla fine nella parabola del figlio il prodigo. Noi vediamo un padre che che tutto il tempo andava alla finestra della sua, di sua figlia, una figlia che non tornava e non voleva tornare da lui, lui prega per lei e le dà la benedizione per la notte. E così come Dio probabilmente aveva, seguiva, cercava, correva dietro al figlio il prodigo e ancora adesso corre dietro a tutti i, i suoi figli senza aver vergogna della loro libertà, ma dando loro la sua benedizione e aspettando che loro tornino. Grazie, grazie davvero Tatiana. Ti ringrazio profondamente a nome mio e credo a nome di tutti i presenti perché con la complicità di Elena ci hai dimostrato a quale livello di profondità e intensità sia possibile interagire con le pagine letterarie. E proprio questa è la ragione della fiducia che noi riponiamo nella letteratura e della ragione per cui ringraziamo gli amici del Centro Culturale di Milano che rendono possibili incontri come questo. Buona serata a tutti. Grazie di nuovo ai nostri ospiti. Solo due. Piccoli promemoria, il, il ciclo termina il 14 febbraio, dove incontreremo la figura di Charles Peggy, eh, con una lettura teatrale con Giancarlo Cesane e Giulio Sapelli, economista. Vi segnalo anche questa importantissima venuta di Alain Finkelcro, filosofo francese, il 30 di gennaio nella sala di via Sant'Antonio, ma sono elementi che potete trovare alla nostra segreteria all'ingresso. E anche chi vuole associarsi e sostenere il centro può farlo sempre qui al banco della segreteria. Grazie ancora a Roberto Motta, a Tatiana Kasatkina e alla bravissima traduttrice Elena Mazzola.